Arezzo e lo Sport, un rapporto complicato, soprattutto per la città sembra esserci qualcosa che non va ormai da troppo tempo e se i risultati fondano quasi tutti i giudizi, l'assenza di una squadra a grandi livelli in competizione nazionale è lo specchio di una situazione piuttosto complicata sia per chi si trova ad investire risorse proprie per costruire un progetto serio tra mille difficoltà, sia a volte per l'assenza di progetti profondi in grado di costruire nel tempo qualcosa di importante il calcio principale vetrina mediatica manca a grandi livelli da ormai 14 anni e lo scorso anno se non fosse stato per l'arrivo di Giorgio Lacava e Massimo Anselmi sarebbe nuovamente sparito costretto a ripartire dai dilettanti Ora tutto sembra procedere a puntino e la nuova società è una delle poche speranze di tornare a grandi livelli. Nel basket da anni abbiamo l'impegno di Mauro Castelli e della scuola Basket Arezzo, che con grandissimi sacrifici è riuscito a creare un modello virtuoso di società in cui, senza vendere sogni, si è riusciti a creare un settore giovanile affidato a tecnici di primissimo piano ed ogni anno si tenta il grande salto nella Serie C Gold, con una squadra prevalentemente formata da giocatori e aretini con importanti rinforzi. Forzi. Nel calcio femminile solo la tenacia e la voglia di non arrendersi mai, dichiara Tavanti, presidente dell'Arezzo Calcio Femminile, si è riusciti a centrare il traguardo della Serie B a girone unico, il tutto tra mille problemi. Il più grave è la mancanza di una struttura che possa diventare la casa Maranto. Che dire poi dell'Atletica che con i suoi numerosi eventi, grazie all'impegno dell'Unione Polisportiva Policiano, porta in città grandi campionati, riempi hotel e strutture ricettive, sogna di portare campionati ancora più più prestigiosi. Eppure a volte si ha la sensazione che quanto organizzi dia fastidio che quasi non rappresenti un vanto ed un'occasione per la città. Ci sono i singoli campionati che in alcuni sport riescono ad emergere, ma non si può evitare di notare come negli ultimi anni grandi eventi abbiano scelto altri comuni della provincia, come ad esempio alcuni grandi incontri di pugilato o il premio internazionale Fair Play emigrato in Valdichiana. Più di un organizzatore a microfoni spenti ci ha spesso detto ad Arezzo è quasi impossibile riuscire ad organizzare qualche qualcosa di importante troppi ostacoli troppe difficoltà eppure la città avrebbe tutte le caratteristiche per qualcosa di diverso ed anche il nuovo stadio di atletica era funzionale proprio a portare in città grandi eventi sportivi fin dall'inizio però i problemi sono stati tanti e pare non siano nemmeno finiti Buonasera dalla Casa dell'Energia. Benvenuti a un'altra puntata di Negozio Bianco. Questa sera, come avete visto, parliamo di sport, un tema che ci sta molto a cuore perché seguiamo ogni settimana diversi sport, soprattutto quelli, diciamo, che hanno anche solitamente meno vetrina e abbiamo voluto radunare alcuni di questi coraggiosi eroi che riescono a portare avanti la loro passione e la passione poi di chi questo sport lo pratica e soprattutto portano in alto il nome della città Provano con David Faltoni che ci aiuterà come esperto del campo. Tra l'altro anche tu rappresenti una società no? di, sì, certo. di eh, atletica. Io vado a salutare il presidente della eh, scuola basket Arezzo Mauro Castelli. Buonasera, Buonasera. Buonasera. il vicepresidente dell'Arezzo Massimo Anselmi, la presidente dell'Arezzo Calcio Femminile eh, Chiara Tavanti e Fabio Sinatti, che basta dire Fabio Sinatti, e eh, diciamo si è detto, si è detto tutto. Allora, eh, io comincerei da. da, da, da posso dire l'ultimo arrivato nello sport? Eh? Sì. <ride> ecco, che, perché mi interessa molto questa, questa visione perché, proprio perché è un imprenditore che con grande passione eh, si è affacciato nel mondo del calcio in un momento difficilissimo per l'Arezzo, che è stato veramente a un passo purtroppo da sparire di nuovo. Che mondo ha trovato e eh, che città ha trovato dal punto di vista no, delle sue sfaccettature? Eh, il rapporto a questo impegno eh, anche dispendioso e gravoso. Sì, allora il mondo che ho trovato è un mondo, è un'attività nuova, quindi un mondo diverso rispetto ad altre attività, anche se i principi delle società e quindi delle attività sono molto simili. Nel calcio parliamo anche di passione, ma anche nella moda esiste passione, sentimento, quindi in ogni mestiere dobbiamo mettere il meglio per raggiungere certi obiettivi e Ho colto l'invito quindi all'epoca, come spesso ho rappresentato e raccontato, appunto, delle istituzioni perché il calcio purtroppo ad Arezzo, come appunto, hai appena detto, stava per sparire. Quindi c'è stata tutta la situazione della, del fallimento dell'esercizio provvisorio e quindi del salvataggio della parte sportiva. Quindi eh, abbiamo dovuto sostenere e pagare tutta la debitoria sportiva e da lì. Il 29 giugno eh, attivarci con una nuova matricola che ci ha permesso quindi di riaprire, quindi di ripartire diciamo, quasi da zero, perché c'erano solo ceneri. Eh, su una città che comunque aveva dato tanto, tanta passione, tanta energia, perché eh, grazie all'impegno non solo delle istituzioni ma della città, della tifoseria e anche di orgoglio amaranto, eravamo riusciti appunto a bypassare tutto quel grave problema che eh, i Diciamo i precedenti avevano causato. Oggi vediamo l'iceberg, la, eh, la prima squadra che sta andando benissimo, sta alimentando anche dei, dei sogni, ma dietro ecco, che, che lavoro c'è e, e con quali difficoltà? Allora, I risultati sportivi sono eh, importanti e determinanti. Chiaramente, eh, noi abbiamo ricevuto tanto dalla squadra perché. I risultati sono stati migliori rispetto alle aspettative, ma non perché non credevamo eh, appunto sulle scelte dei direttori, ma proprio perché eh, la squadra era gran parte nuova, con tanti giovani inseriti. Quindi grazie però all'attività che il Mister, dal, dal, appunto dal eh, ritiro che è stato fatto a Bagno di Romagna, abbiamo subito identificato un grande potenziale nella squadra, proprio perché si percepiva... L'unità di gruppo, quindi non c'era il singolo ma c'era proprio una squadra in, nel vero senso della parola e, e quindi niente, quando, quando è partito il calcio giocato finalmente abbiamo potuto certificare il fatto che le scelte erano state eh, oculate e ben fatte e che il mister aveva ottimizzato tutte le qualità che avevamo intravisto nella scelta e nella selezione dei giocatori. Marco, eh, la tua squadra, la, che poi è la prima di una serie di squadre, perché avete un numero no, impressionante anche di ragazzi, bambini del del settore giovanile eh, ogni anno insomma cerchi di regalare questa promozione eh, con, io avevo detto nel servizio no non vendendo sogni ma essendo anche molto concreto cioè quello che si può fare si fa quello che non si può fare non si fa e questo dovrebbe essere diciamo di insegnamento no viste le vicende che, che, abbiamo, che abbiamo passato con quali difficoltà ecco se ci sono no poi ogni anno tra virgolette di scontri cerchi di risolvere perché poi se non ci fosse questo impegno tuo e ovviamente delle altre persone che sono con te in questo progetto, dopo aver perso magari altre realtà, perderemmo anche questa. no? Ma guarda, io diciamo, sono uno degli ultimi arrivati nel mondo dello sport, no? quindi ho cercato fin da subito di prima capire come funzionava il mondo sportivo diciamo, di un certo livello. Per provare a imitare eh, quelle che sono state, come dire, per noi, può essere Siena, può essere il Valdarno, che negli anni ci hanno ovviamente preceduto e, e da lì ho cercato di prendere il buono e non il, il cattivo, portarlo nella nostra realtà, anche se devo riconoscere che Arezzo, come ha sempre sostenuto uno dei miei. Eh, le persone a cui faccio riferimento nel mondo della pallacanestro, che è Paolo Moretti, che è uno dei migliori allenatori nazionali di pallacanestro, eh, purtroppo Arezzo non è una città di sport, intesa come ehm, persone che seguono eh, la squadra sia quando vince che quando perde, insomma è una storia un po' mai vecchia. No? Io diciamo, ho cercato di prendere le cose buone, di mh, copiare le cose buone da altre parti e riportarle nella nostra città. Eh, la cosa che ho pensato, non so se ho fatto bene o, no, o male, per ora i risultati sembrerebbero che avevamo preso la strada giusta, era quella di eh, mh, prima lavorare sulle strutture e insieme lavorare sul su, su, su settore giovanile. Perché dico questo? Perché nella pallacanestro, come immagino anche negli altri sport, molto spesso si vede situazioni di fallimenti, poi ripartono, poi ne rifallisce un altro. Allora, siccome bene o male noi lo facciamo per passione, solo ed esclusivamente per passione, non ho nessuna intenzione né io né gli altri eh, dirigenti di arrivare a tanto. E allora, eh, un po' di carattere, un po' perché probabilmente anch'io sono un po', mh, diciamo, l'aretino particolare, non facciamo mai il passo più lungo della gamba. Eh, ho, penso che lo sport in generale. Eh, delle volte o hai una struttura come può avere la Juventus nel calcio insomma, o, o una base eh, di, una, di, di insomma, una cosa enorme. Allora puoi anche pensare di fare cose eh, particolarmente grandi, ma una realtà mh, normale come può essere una società sportiva eh, media deve fare il passo lungo la, mh, non più lungo della gamba, perché e, diciamo, dobbiamo cercare di creare la parola sport, riportarla alla base. Cioè, creare e, 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 cre e costruire giocatori all'interno delle proprie strutture. Questo è quello che noi abbiamo pensato fin dall'inizio, andando a prendere quelli che sono gli allenatori più importanti per i ragazzi e per i bambini, portarli nella nostra città, non a caso ehm, sbandieriamo ormai da, da diversi anni il fatto di aver preso uno dei migliori allenatori italiani di settore giovanile che è Umberto Vezzosi con 13 scudetti alle spalle. Insomma, e portarla in, in una realtà di Arezzo che è come posso dire come se Murigno, visto che insomma sto di calcio, allenasse eh, eh, il tegoleto, ecco per farvi capire qual è la proporzione e in questa situazione dopo tre anni di lavoro noi già, eh, siamo riusciti già a far emergere giocatori che adesso già militano in Serie B, qualcuno in A2, qualcuno in C Gold, qualcuno in C Silva, quindi significa che la strada è giusta. Ovviamente, tu mi hai detto anche una cosa che riguarda la prima squadra. Eh, fino ad anno scorso abbiamo giocato esclusivamente solo con giocatori di, della nostra società, eh, diciamo con un inserimento esterno. Quest'anno abbiamo provato per la prima volta a inserire il, il giocatore straniero. Per antonomasia, il lituano, che è oggi nel nostro settore insomma, il, il giocatore più ricercato. Eh, e stiamo andando peggio dello scorso anno. Senza diciamo il giocatore di prestigio. Quindi, che succede? Che succede, che non, non, è, non è sempre così scontato, no? come dire prendo Ronaldo e poi devo vincere quella qua. Non è così semplice, è un pochino più difficile. Quindi ci sono mille situazioni, eh, da, da poter gestire, noi pensiamo, pensiamo che ci vuole comunque molta calma. Eh, non possiamo pensare che immagino sia l'Arezzo Calcio o qualunque altra persona che arriva oggi una persona e diventa subito eh, il campione del mondo De dobbiamo far lavorare i dirigenti che lo fanno per passione eh, dobbiamo dargli il tempo necessario e presumo che in alcune realtà eh, come sentivo anche prima ci sia bisogno magari anche un po' di vicinanza da parte dell'amministrazione e da parte del, delle, delle stru diciamo, le strutture forse sono le cose eh, sulla quale bisognerebbe lavorare insieme ai comuni un pochino di più Allora posso sentire la Presidente Chiara Tavanti, non so se si allaccia subito sulle strutture che è chiaramente il, te, il tema dei temi no? per l'Agezzo Calcio Femminile a cui facciamo i complimenti perché eh, sì. diciamo nelle ultime, ultime settimane le cose sono andate decisamente meglio. Allora, diceva anche questa frase, no? Arezzo non è una città di sport, rilasciò un'intervista dicendo Arezzo purtroppo non è una città di, sp di sì, che... eh. un eh. sport, alla domanda perché non viene... Ti ritrovi in, questo, in questa frase o è troppo severa? Diciamo che sono cresciuta in una città di sport, quindi io sono una che ho fatto atletica, ho fatto nuoto, ho fatto tennis, ho fatto di tutto e Arezzo era una città dove si viveva molto lo sport, l'ho visto morire negli anni, negli anni dove io, io oltretutto mi sono presa anche la bega di fare il presidente e di portare avanti questo ruolo in questa città. Eh, sono d'accordo che non si può fare il passo più lungo della gamba e io credo che noi un pochino l'abbiamo fatto ma l'abbiamo fatto perché ci sono dei momenti che va, va, va colto noi abbiamo la riforma dei campionati non è che scegliamo noi i tempi ci sono dei tempi che ci dettano anche gli altri c'era un treno, che non, un treno eh. che non passava più quindi noi questo treno Abbiamo dovuto prenderlo, meno male che ci siamo rimasti e stiamo cercando di rimanerci ancora. Quello che è importante oggi, che io dico da anni e che oggi è fondamentale per me, per la mia realtà, è avere una struttura mia, una casa, un posto sicuro, fisso, dove poter crescere. Io penso di avere uno degli staff più enormi che ci sono in Italia, perché io avrò 30 persone, eh, abbiamo una trentina di bambine più tutte le altre bambine sparse nelle altre società, uh, ho 80 tesserate, tra, eh, noi vantiamo tutti i settori in Italia che non tutte le società italiane hanno, quindi noi siamo una delle poche società che hanno eh, prima squadra, primavera, settore giovanile, eh, giovanissime, tutto il settore giovanile scolastico ho bisogno di una mano io di questa casa ne ho bisogno credo che comunque se mi posso permettere quello che vedo negli ultimi anni quello che è Arezzo ma non nello sport in tutto eh, che è fatto di tanti piccoli orticelli eh, io credo che forse questo è il momento di riunirci tutti insieme e di capire co come poter portare avanti lo sport al meglio possibile tutti insieme pubblicità e che partiamo Ripartiamo, stiamo parlando di sport a nego su bianco. Ora, David Faltoni farà una sintesi e anche ci dirà, perché lui ha un'analisi molto interessante della situazione, cioè dello sport che fa parte di una specie di puzzle no? complessivo della nostra città. Eh, Fabio Sinatti, dopo parliamo anche de, ovviamente degli eventi che voi organizzate e, e dicevamo prima nel servizio, a volte sa, sembra quasi che diano fastidio no? invece che esserne anche onorati per il flusso, non solo la, la, la caratura no? dei campioni che arrivano ma anche poi tutto l'indotto. Eh, che succede al campo di Atletica, eh, allo stadio di Atletica, che so che c'è un po' di malumore. Ma sai, il campo di atletica è sempre stato un po' un, un problema per Arezzo, perché già nella costruzione iniziale eh, da, da anni e anni che se ne parlava venne fuori dopo, dopo una decina di anni. insomma, ecco, Poi da un costo che poteva essere intorno a 3 miliardi è andato a finire a 6 miliardi. Ovviamente è un impianto. Milioni. Milioni, scusami, scusami, i miliardi di lire, perché ero rimasto alle, lire, <ride> in prima tasca del, alle quindi già, lire prima del 2000 era, quindi tanto per essere, per essere chiari. No, ma ecco, diciamo che questo impianto che è stato realizzato ad Arezzo è uno dei migliori impianti che ci sono in Italia ed ovviamente devono essere poi eh, fatti funzionare. Quindi se questi impianti vengono fatti funzionare con iniziative di un certo livello sicuramente hanno una, un valore... Positivo anche nei confronti diciamo, della collettività e dell'economia dell retina. Se non vengono fatti funzionare, ovviamente sono soldi, sono i famosi, le famose cattedrali nel deserto. Ovviamente bisogna che anche qui la struttura pubblica, in questo caso qui l'amministrazione comunale, deve aiutare quando c'è la, poss la possibilità diciamo, di realizzare degli eventi. Noi negli anni. In tre anni abbiamo fatto due volte i campionati italiani, abbiamo portato ad Arezzo migliaia di persone da tutta Italia e hanno sostato ad Arezzo per più di due o tre giornate. Quindi ovviamente un minimo di economia senz'altro l'abbiamo portata. È chiaro che se non si lavora anche su questo livello qui, a livello pubblicitario, a livello di accoglienza, a livello diciamo, di immagine della città, è diventa sempre più difficile. Noi ce la mettiamo tutta come società sportiva, abbiamo creato, abbiamo chiesto alla Federazione. La Federazione ci ha dato affidabilità perché nell'anno 2018 addirittura abbiamo fatto due campionati italiani nello spazio di un mese. Quindi, insieme alla Scalata del Castello, nel mezzo, una gara internazionale. Voglio dire, quindi, abbiamo fatto un evento, degli eventi in 30 giorni, tre eventi di un certo, di un certo spessore, portando ad Arezzo diciamo, migliaia di, di persone. E soprattutto portando all'Arezzo anche l'immagine della città, perché poi a livello mediatico, a livello diciamo, internazionale, a livello televisivo queste immagini vengono poi diffuse. Se queste non vengono approfittate diciamo, quindi a, accolte positivamente dal, da chi è preposto anche per quanto concerne l'aspetto la, turistico, ovviamente è tempo perso, è potenzialità sprecata che... Finché ci sono ancora persone che hanno la, la voglia, la volontà di realizzarle, le fanno, ma poi, alla fine si stancano, perché poi le potenzialità economiche sono quelle che sono, come si dice un po': a tutti, siamo tutti un po' in difficoltà. Quindi per trovare anche le risorse per andare avanti, abbiamo bisogno di far vedere anche che facciamo qualcosa di positivo. E allora ecco. Direi che la funzione principale dovrebbe essere, in primis, quella dell'amministrazione, che si collega direttamente alle società sportive e che fa un piano, piano all'inizio dell'anno in cui dice benissimo che queste manifestazioni diciamo, le dobbiamo potenziare, le dobbiamo far fruire, fare, fruttare in senso, in senso più largo possibile. Ovviamente, per quanto riguarda il campo scuola, ci sono altre problematiche che. Al momento diciamo, sono un po' in stand-by per quanto riguarda le, le nuove tariffe che sono state diciamo, emesse, che non sono forse consone alle potenzialità anche delle, delle società stesse. Sono Pertanto, state triplicate, vero? Triplicate sono state sì, notevolmente diciamo, aumentate. Ovviamente. Le società di atletica, cioè come anche altre società, non è che hanno delle risorse particolari, non è che abbiano degli sponsor che possono permettere loro di poter eh, diciamo andare avanti in maniera tranquilla. Pertanto, ogni, ogni società deve poi attingere ai propri società, soci, ai propri diciamo, collaboratori, e quindi diventa un problema anche da un punto di vista proprio gestionale. Davide, che devo dire? Quello che vuoi. Che allora. Qualcuno ha detto che Arezzo non è una città dello sport. Io credo che possiamo dire che è l'amministrazione, la, sono forse le ultime, ma sicuramente l'ultima amministrazione che non crede nello sport. E mi sembra che negli ultimi, negli ultimi anni Arezzo sotto un profilo sportivo, sia a livello agonistico ma anche a livello proprio di partecipazione, di organizzazione, mi sembra che questa amministrazione... <coughs> Non ci, mette, eh, non ci vuole mettere un euro. Questa amministrazione si vanta, eh, l'ho sentita più volte, che in, il, in questo mandato non sono state aumentate le, eh, le tariffe, le imposte, quindi tutte le imposte, e quindi si è tenuto nei minimi le varie imposte. Quindi, eh, secondo questa amministrazione, questa è un'attività sociale, secondo loro, perché evidentemente si è chiesto meno soldi ai cittadini, però poi questa amministrazione non ha i soldi da investire in niente, compreso lo sport, compreso il sociale, tutto un tagliare, tutto fondamentalmente il principio che mi sembra che viene portato avanti, un principio contributivo, usi un servizio, te lo paghi. Ma così viene meno tutto quell'aspetto, anche quella funzione secondo me sociale che svolge lo sport, perché io penso lo sport... Eh, ha una funzione sociale, educativa, eh, si, si, si insegna ai giovani a fare una vita sana. Io credo che, ripeto, questa amministrazione si riempie sempre la bocca che vogliono lottare contro il degrado, i giovani che si ubriacano nelle strade, che fanno confusione. Io credo che uno dei modi per, per evitare che i giovani si vadano nelle dipendenze dall'alcol, dal gioco, da tutto quello, sia lo sport. Però bisogna allo sport aiutarlo perché Arezzo e le società aretine, forse l'Arezzo Calcio, ma tutte le altre, se non c'è un aiuto dalla parte della pubblica amministrazione, non c'è possibilità, secondo me nemmeno di rimanere, ma sicuramente non c'è possibilità di emergere perché se fino a poco tempo fa c'erano gli sponsor, c'erano tutta una serie di c'era più soldi, oggi soldi ce ne meno. Ora c'è anche un altro elemento da tenere presente che fino all'anno scorso le società sportive le sponsorizzazioni praticamente c'era la possibilità eh, le società versavano di fatto la metà dell'IVA che, eh, che incassavano e quindi anche questa era una forma di finanziamento eh, ora da quest'anno non ci sarà più oltre, ad, come avete visto, c'è tutta una serie di norme che prevedono anche la tassazione su queste società. Quindi io credo che l'amministrazione aretina, d'altronde che ha poco interesse, lo dimostra anche il fatto che il nostro assessore allo sport è presente ad Arezzo, oramai non dico un segreto, non dico nulla di scandaloso, ma se c'è un giorno alla settimana è, 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 bentro, è, è grasso che cola perché oltretutto viene per partecipare a, alla giunta comunale quindi io credo che abbia poco tempo per interessarsi ai problemi dello sport quindi credo che dobbiamo tutti farci sentire dobbiamo veramente eh, lottare perché l'amministrazione cambi completamente atteggiamento io ho l'esperienza di alcuni comuni Piccoli comuni in provincia d'Arezzo, ma anche fuori provincia, in cui emergono delle, delle società, delle realtà, dei risultati, però poi si va a vedere si vede che il comune ci investe, il comune gli crea le condizioni, il comune eh, crea tutti quei rapporti tra la società e mette anche dei soldi, perché altrimenti non ci sono possibilità perché lo sport vada avanti. Eh, abbiamo ovviamente chiesto all'assessore se voleva partecipare telefonicamente, ma mentre realizziamo la trasmissione è impegnata appunto in eh, commissione, ci sono ovviamente dei lavori parlamentari eh, importantissimi e, e questo insomma, è il suo principale ruolo in questo momento. Eh, voi invece col, col Comune avete fatto dei discorsi interessanti, anche sì. quello l'ultimo sulla tensostruttura struttura. No? Sì, guarda, io mh, non è che voglio mettere in dubbio il pensiero. Ma eh, secondo me le cose non, diciamo che stanno forse anche in, in una maniera diversa. Eh, da, da tanti anni, mh, diciamo tanti anni fa, eh, molte società usufruivano del, della possibilità economica che i comuni avevano per sopravvivere o per eh, fare qualcosa anche di più importante. Il problema è che nel corso degli anni l'economia, sia dal punto di vista delle sponsorizzazioni, ma sia anche dal punto di vista dei comuni, ovviamente eh, le risorse non ce ne sono più. Allora io penso che, eh, ho pensato e penso tutt'oggi, che cercare di fare dei progetti dove possano essere usate diciamo, in sinergia sia la società sportiva, sia i comuni, sia le sponsorizzazioni, attraverso un progetto serio, eh, dove in realtà le tre componenti possano stare eh, tutte quante, possano trovare eh, mh, come dire, positività da questa cosa. L'esempio lampante è proprio il palazzetto dello sport e caselle che noi abbiamo preso in gestione. Eh, se, si è raccontato mille favole, mille cose allucinanti. Io lo dico pubblicamente, non ho conoscenze politiche, non ho appartenenze politiche. Eh, ho fatto l'inizio di questo eh, percorso con il, il governo precedente, l'ho finito con il governo attuale, quindi eh, non ho assolutamente avuto questo privilegio. Secondo, eh, ho solamente portato un progetto a un'azienda che da tanto tempo dà una grossa mano a tutte le realtà sportive aretine, che è Estra. Invece di andare a bussare alla porta, parlo alla retina così ci si intende meglio, invece di andare a bussare alle porte e dire oh, mi dai eh, 100, 1000 o oh, quello che sia per poter fare la sponsorizzazione di una società, sono andato a presentare un progetto che riqualificasse un'area che, an che andava in degrado per tante motivazioni, eh, mettendo delle risorse della società in primis. Della sponsorizzazione, secondo, e anche eh, diciamo, il, in questo caso il Comune di Arezzo, la partecipazione per evitare dei grossi costi, quali quelli della gestione: eh, non a caso, portare uno, due, tre custodi all'interno di, di un palazzetto costa per un'amministrazione una cifra esagerata. Eh, accendere. Eh, le lampade o meglio ancora il riscaldamento eh, due anni fa delle caselle aveva un costo che se si parla di numeri era impressionante. Allora io sono andato a presentare un progetto con a Estra dove c'era un rinnovamento eh, per quanto riguarda la, la parte diciamo, del gas, diciamola così, del riscaldamento. Eh, in sostanza Estra ha fatto un investimento iniziale eh, di x euro. Nel, nel corso dei dieci anni della gestione che avremmo noi ne recupera il doppio. Quindi tecnicamente la cosa per essere stava in piedi. Per noi, come diceva la, la, la collega prima, siamo riusciti ad avere una casa, e ha ragione lei quando dice una società deve avere una casa, ha ragione. E noi abbiamo trovato una casa decente dove poter ospitare anche grandissime manifestazioni internazionali che anche queste servono a tenere in piedi tutta questa operazione. Il Comune si è liberato di un peso che era eh, incredibile per quanto riguarda i costi, ecco che questa operazione è stata, è stata presa ad esempio da Estra eh, per le loro eh, manifestazioni che fanno in tutta Italia eh, con l'acquisizione di questo palazzetto denominandolo Palazzo Portestra. Adesso non a caso la vecchia... Idea di palaestra di Siena fu la mia, insomma, Però da lì nacque anche questa. Però, ehm, da, da, questa, da questo progetto che è andato bene, perché la, la situazione sta andando bene, abbiamo pensato, e mi riallaccio a quello che dicevamo prima, al fatto che in effetti le strutture, io parlo di. Eh, strutture scolastiche dove le, le piccole società insomma, vanno a fare gli allenamenti eh, quotidiani, io mi ero un po' stancato, ne dovevo affittare 6 per le 19 squadre che abbiamo di settore giovanile, ero un po' stanco di continuare a litigare perché o, o mh, una volta era sporco, una volta non c'era l'acqua, una volta quello e l'altro, io non sono un tipo che va tutte le volte a litigare, cerco di far da me. Ho pensato che realizzare avendo avuto la fortuna di avere lo spazio al Palasport, eh, di realizzare una tensostruttura. Sembra quasi che Arezzo avesse l'orticaria quando si parlava di tensostrutture. Vi posso garantire che nel, nel, nel mondo del basket è piena l'Italia, e piena anche l'Europa. Eh, è una struttura molto dinamica, costa tre volte meno che farla in cemento armato, è, fra virgolette pure ecologica. Um, lo abbiamo sostenuto completamente da noi, come società sportiva, con l'aiuto sempre di Estra, il quale ha eh, eh, pensato di eh, raccogliere, eh, come dire, co solo con il consumo che serve per poter alimentare questa, queste due strutture, darci una mano anche su questa, su questa cosa. Ovviamente sto parlando di cifre molto basse, eh, non sto parlando di cifre astronomiche, però... Secondo me, ecco perché dicevo prima, se uniamo le forze, le società sportive qualcosa possono fare. È chiaro che se a un presidente gli si dice devi frugarti nel borsello tutti i giorni, ogni giorno sempre di più, alla fine la gente si stanca, però nemmeno dobbiamo stare ad aspettare che qualche mega azienda del territorio venga... Eh, diciamo a bustare le porte di una società che ha un richiamo non nazionale o internazionale ma diciamo regionale o, o non lo so di, di, del centro Italia ecco secondo me è finita quella storia là dobbiamo un attimino metterci a lavorare tutti insieme né aspettare che piovi che piova la mano dal cielo ma nemmeno ovviamente eh, essere lasciati da soli e io in questa amministrazione devo essere sincero detto da me poi è tutto dire eh, io ho trovato invece delle persone attente, eh, parlo, io mi riferisco ai dirigenti, alle persone che lavorano tutti i giorni nel mondo sportivo, non parlo di politici perché non, non ho questa ehm, fortuna insomma, di poter discutere con loro. Ma eh, ci sono degli uffici competenti che per quanto mi riguarda ad esempio ogni qualvolta c'è stata una necessità o un problema, io ho telefonato eh, sia dall'ufficio sport sia dall'ufficio manutenzione ho avuto risposte molto molto rapide, questo devo essere sincero. Torniamo tra poco. Bentornati a Negrosso Bianco dalla Casa dell'Energia. Allora, visto che si parla di strutture... Ehm chiedo al vicepresidente della Massimo Anselmi, lo stadio comunale eh, chiaramente è una struttura nata male, ridotta a peggio, che ha tante problematiche, eh, l'accordo che c'è, come si chiama, convenzione, o, convenzione, co sì. convenzione con, eh, con il comune, ecco, eh, che spazi diciamo, vi, vi permettono di intervento e se anche lì ci vedete magari non solo un modello per anche rendere, diciamo, più accogliente l'arrivo la, allo stadio, ma anche un possibile modello di business per la società collaterale a quello sportivo. Sì, ci siamo posti questo problema nella fase iniziale perché noi siamo subentrati a tutti i contratti e quindi non potevamo negoziare, abbiamo proprio subito i contratti che erano stati firmati dalla società fallita e quindi ci siamo preoccupati comunque di fare eh, un primo incontro con il comune e, tra virgolette, un po' contestare i contenuti di queste convenzioni perché eh, interpretate da noi poco favorevoli, nel senso che eh, lo stadio, come, come tutti possono verificare, ha diversi problemi, eh, interventi straordinari che eh, a seguito di una convenzione, secondo noi, strutturata male, sono a carico del conduttore. E non è proprio pensabile che tutto questo possa essere fatto da, da una società dove appunto eh, non, ha, ha un altro oggetto come attività, lo stadio non è di nostra proprietà e quindi volevamo un po' condividere questa problematica e rinegoziare in quella fase non è stato possibile eh, è stato un po' rinviato eh, questa problematica ancora dobbiamo fare un approfondimento perché effettivamente lo stadio ha diversi problemi anche questo fine settimana appena trascorso ci sono stati dei problemi con, eh, nel pre partita visto e considerato che eh, è stato utilizzato dal, appunto dal femminile ma poi anche ieri ci sono state delle tubazioni che si sono con questi ghiacci rotte allagando tutti gli uffici e quindi ogni, ogni volta noi dobbiamo intervenire con, eh, con eh, le, le, le società collegate a noi, ma sono privati, quindi tutto a carico nostro. E questo pesa abbastanza nei nostri bilanci, anche perché prima giustamente... Eh, è stato detto frugarsi, frugarsi in tasca poi pian piano con il tempo insomma, può stancare no? i presidenti o nel mio caso, che, che sono il vicepresidente, ma che comunque eh, ho contribuito a questa salvezza. Devo dire che mh, è importante insomma, trovare un equilibrio e le strutture per età e per come sono state gestite o comunque mantenute hanno veramente bisogno di interventi importanti. Forse non sono nemmeno. Più adeguate, cioè proprio lo stadio, eh, deve essere proprio rivisto integralmente, quindi valuteremo, insomma eh, sicuramente in momenti più sereni, perché in sei mesi abbiamo fatto talmente tante cose che era impossibile analizzare anche questa, questa questione della struttura, ma è, è veramente un problema grave per noi. Non solo lo stadio, ma anche eh, le caselle, non le caselle appunto sì, sì. eh, quelle ma siamo però, eh. vicini di casa e alle caselle abbiamo anche in quel caso eh, ereditato una convenzione, tra l'altro all'interno c'era una società precedentemente fallita, quindi c'è stato due fallimenti da eh, gestire, non sono ancora eh, definite le questioni perché all'interno ad esempio di quegli spazi ci sono ancora contenuti di aziende fallite, quindi abbiamo... Eh, transennato, messo in sicurezza per quello che era possibile fare, ma siamo un po' impediti eh, nel proseguire con un progetto che comunque abbiamo ben chiaro in mente: cioè quella struttura a noi serve, serve in modo molto urgente e eh, deve essere rivista. In quel caso è anche fattibile perché le caselle, non stiamo parlando dello stadio, stiamo parlando di un campo da rimettere, comunque eh, spogliatoi e, e quant'altro, quindi è anche un intervento. Eh, fattivo in questa fase, ma abbiamo ancora una serie di, di burocrazia da gestire. Anche perché con, con, diciamo, con il fatto anche che non era omologata no, una parte, c'è stato poi il lavoro di orgoglio a Maganto anche no, nelle, nelle ultime settimane dell'anno, è tornata a giocarci una squadra giovanile esatto. che è stata l'under 13 che ha anche pareggiato con l'Empoli, allora. eh, però poi questo aveva portato le altre squadre giovanili a girare no, parecchio, no, a chiedere anche ospitalità ad altre, eh, ad altre realtà, quindi anche il non avere comunque un luogo più o meno stabile, anche questo insomma per i ragazzi del settore giovanile è stato un problema. Sì è un problema, è un problema e non solo per i ragazzi del settore giovanile perché l'idea nostra è quella che ecco, anche la prima squadra possa utilizzare ad esempio il sintetico perché... Eh, ricordiamo che alle caselle abbiamo anche un, un sintetico che anch'esso è da rifare, da rivedere perché non è nella condizione, non è omologabile per, per l'attività la, che dobbiamo fare noi. Sì, eh, l'omologa della tribuna è stata fatta a suo tempo perché anche in quel caso c'era stata una problematica burocratica, non mancavano delle certificazioni e quella è stata la cosa... Eh, fatta perché era la più semplice da fare, però mh, come se ricordate eh, visivamente sotto ci sono gli spogliatoi allo stato grezzo che sono stati messi in sicurezza appunto grazie all'intervento di una parte dei genitori e anche di Orcoglia Maranto che eh, hanno dato una mano appunto a mettere in sicurezza questo spazio in modo volontario e siamo riusciti a fare apri, appunto la prima in casa con l'Under 13, tra l'altro presente è stato anche piacevole Vedere insomma, una partita divertente, eh? ragazzini che, che hanno veramente dato il massimo per fare una bella figura contro l'Empoli che tra l'altro stiamo parlando di una di un grande eh, squadra, sì. di una grande squadra E piazza. che di solito quando affronta la Ghezzo no, spesso finisce ingoliata invece non... Eh, sì. Eh, ecco, non è successo quindi questo, anzi, da quello che ci raccontavano, l'abbiamo avuto proprio in trasmissione che recentemente eh, meritavano anche di vincere allora. cioè, da quello che ci hanno raccontato. Allora. Eh, chiedo a, ecco, si parlava di campi e di strutture, eh, ma c'è un'area che magari e anche come sta andando diciamo, il, eh, così, il, il colloquio, il confronto con l'amministrazione comunale se c'è in corso ecco, un'individuazione magari di una possibile area dove voi potreste insediarvi. E qual è la vostra situazione per, per spiegarla, insomma, in questo momento? Beh, la nostra situazione in questo momento è che noi ci alleniamo alle caselle con, con il maschile e giochiamo la domenica allo stadio. Quindi per il momento queste, queste, noi siamo anche già molto contenti così, però mi rendo conto che per me non è, non è possibile, perché quando una società cresce e ha tanti settori ha bisogno di spazi e ha bisogno anche di un fondo che ci permetta di evitare il più possibile gli infortuni. Quindi io devo dire una cosa, a onore del vero, eh, l'Anisini per me è stata la prima persona che mi è stata accanto in tutto il nostro percorso, quindi anche quel poco che noi abbiamo devo dire che mi è stata accanto. Io, a me questo basta oggi, perché tanto siamo abituati così a fare da soli. Quindi le sorprese anche questa volta me le sono andate a cercare da sola e prima o poi, ah, quindi quando c'è qualcosa, qualcosa di concreto, laghi, sì. però guarda che io sono dell'idea che le strutture Arezzo vadano eh, rimodernizzate tutte. Io sono pronta a dare una mano a tutti, perché comunque a me mi hanno sempre eh, ospitato negli anni, però mi rendo conto che le strutture a Arezzo sono vecchie, sono fatti scenti, perché vecchio è, forse è, è dir poco. Noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi la tranquillità di venire nei centri e stare bene, ma anche ai genitori magari di stare lì, a berci un tè, qualcosa, è così che poi si riporta anche lo sport in città, eh? Grazie. Eh. Che poi mi sa, se andiamo a vederle nel dettaglio, alcune di queste strutture diverse avrebbero qualche problema, no? Ma io non Quindi, vorrei entrare in questo è, dettaglio, è, beh, però insomma è un po' lo, lo sanno tutti, no? Pi Più o meno. Eh, Fabio, ehm, che difficoltà, cioè, quando voi organizzate un, so, una scalata al castello, la mezza maratona, eh, che difficoltà. Si mette incontrate? in crisi la città, si mette in crisi. <ride> Stranamente, non si sa come mai, ma la città sembra che soffra. Non so, una volta l'anno, due volte l'anno, chiudere un tratto di città per due o tre ore sembra veramente di chiudere il mondo. E questo mi fa, mi fa caso, ecco proprio perché probabilmente non c'è una cultura sportiva ben adeguata. E questo anche, ecco, ritornando un pochino, se già da parte dell'amministrazione ci fosse una una sensibilità maggiore nei confronti della collettività e quindi della città stessa, enfatizzare certi eventi, probabilmente anche le persone avrebbero meno, si stuferebbero meno di queste iniziative. Noi facciamo la scala del castello a fine maggio, nelle, una domenica pomeriggio chiudiamo la parte centrale della città che è quasi completamente chiusa, qualche piccolo tratto è aperto e questo piccolo tratto aperto crea delle difficoltà enormi. Fra l'altro nel 2019... Ancora, non sappiamo di preciso quando faremo la scala al castello, se sarà fatta il venerdì, il sabato 25 o la domenica 26 perché ci sono le elezioni europee, quindi non sappiamo anche per un problema di sicurezza di poter fare questo. Ovviamente se la facciamo di sabato sera, è sabato sera dalle 8 in poi fino alle 11 di sera, quindi grandi problemi non ci dovrebbero essere. L'avete già fatta, poi mi ricordo. L abbiamo già fatta, esatto, anni indietro l'abbiamo fatta anche questa, questa ipotesi, però sappiamo sempre che creiamo difficoltà. La maratona città d'Arezzo, che porta ad Arezzo circa 2000 atleti, eh, ci allarghiamo un pochino fuori dal centro cittadino, ma quest'anno è stata un, una, una cosa allucinante: allucinante. addirittura non c'erano i vigili davanti. Siamo stati davanti noi con la macchina, abbiamo trovato delle auto che venivano contro noi percorso che avevamo messo volontari nel percorso non venivano presi assolutamente in considerazione. Noi abbiamo chiesto già un incontro da un mese e mezzo, due mesi fa, all'amministrazione, quindi penso nel mese di gennaio dovremmo avere questo incontro per decifrare bene questa opportunità di fare la malatina città d'Arezzo ad Arezzo oppure no, perché se dobbiamo rifare la malatina città d'Arezzo nelle condizioni del 2018 noi ci rifiuteremo di realizzarla. Mi dispiace perché... Abbiamo portato un evento che è fra i migliori eventi diciamo, a livello nazionale per quanto riguarda i risultati tecnici e quant'altro vengono in questa, in questa occasione. Quindi, cioè, ecco, la, cultura, la cultura anche sportiva che manca ad Arezzo manca perché, probabilmente, non c'è la famosa sinergia tra le varie realtà. Noi siamo una piccola frazione, veniamo da Policiano, quindi probabilmente abituati. Qualcuno ci dice sempre: dice, ma perché non correte in mezzo ai boschi o alla campagna di Policiano? Ma noi lo facevamo. Noi siamo venuti ad Arezzo perché l'amministrazione a quel tempo ci ha chiesto cortesemente di venire ad Arezzo per enfatizzare addirittura la fiera antiquaria. Quindi cerchiamo di rivalutare la fiera antiquaria con un evento sportivo. E noi portammo ad Arezzo la Scala del Castello, mi ricordo sempre circa 23-24 anni fa, e fu un evento, qualcuno rimase sorpreso perché ci vedono qui, dice questi campagnoli, vengono nel centro della città, cosa vogliono fare, eppure abbiamo visto che poi ecco, un pochino anche di sensibilità è venuta fuori. Noi abbiamo cercato anche di collegare l'ambiente, diciamo, la situazione sportiva anche con la solidarietà, non a caso negli ultimi anni la Maratona Città d'Arezzo è un evento con il cuore in corsa, una manifestazione che coinvolge le, le scuole della città di Arezzo. L'abbiamo fatto anche per vedere e sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le famiglie a far sì di essere partecipi di questa iniziativa. Abbiamo dato un contributo beh, di circa 4-5 mila euro alle scuole che hanno acquistato defibrillatori, hanno acquistato delle, diciamo, delle sagome per poter allenarsi sul discorso delle, del pronto soccorso. Quindi tutte cose che penso possano essere molto utili anche per la città. Quindi è un proposito direi più che positivo. Ecco, io, noi, noi chiediamo soltanto questo, che anche le piccole realtà, ma soprattutto anche gli sport un pochino detti, più, più poveri, anche se, se noi guardiamo un pochino al di là del nostro, diciamo, del nostro continente, del nostro, diciamo, della nostra nazione, ci sono degli eventi che sono spettacolari, vediamo Valencia, vediamo, vediamo gli Stati Uniti, cioè, questi fanno degli eventi fantastici, che diventa un business anche da un punto di vista cittadino, da un punto di vista... Cioè, ma lì ci credono, ci credono veramente, le amministrazioni e gli enti sono quelli che focalizzano, che vogliono che queste realtà vengano realizzate. E qui invece noi se facciamo delle richieste, addirittura noi abbiamo avuto due multe da parte dell'amministrazione oh. recentemente, recentemente perché abbiamo portato tardivamente una richiesta di patrocinio, un'altra volta perché abbiamo portato la richiesta per i vigili in ritardo. Cioè tutte cose che cioè, una volta ci chiamavano, ci telefonavano, ci dicevano oh, guardate ragazzi. Oh, Manca questo oppure cercate di portarcelo in tempo? Cioè, cioè, si arriva veramente al, a, quasi al paradosso, al paradosso: che per fare un'iniziativa che poi a volte non coinvolge neanche la struttura pubblica, ma che te la devi per forza fare perché burocraticamente la devi fare, questi poi ti fanno le multe, ti fanno. Cioè, e non avendo nessun ritorno da un punto di vista economico. Quindi, io dico sempre, le, le realtà che ci sono fanno un lavoro di volontariato importante se viene a mancare questo la città può essere bravissima gli amministratori possono essere bravissimi ma finisce lo sport la pubblicità e poi le conclusioni Davide in conclusione abbiamo sentito no, eh, sia diciamo conferma quello che hai detto ma anche abbiamo sentito prima Marco Castelli, anche la Presidente davanti, anche Massimo Anselvi comunque, di un dialogo che invece è stato proficuo no? con, con il comune, che poi diciamo rispetto al passato forse i comuni hanno anche meno le mani libere, non lo so, eh? Dico, rispetto magari a, a tanti anni fa in cui magari anche con, potevano dare contributi, cioè il, il clima è ovviamente un po' cambiato. No? Ma io non, allora non credo sia cambiato, io credo fermamente che lo sport sia un modo. Eh, sicuramente di promozione sociale, di promozione anche individuale e credo che chi amministra, amministra un comune deve crederci, deve essere uno di quei, di quei mezzi con cui permette a quella parte della popolazione, e qui sta parlando di giovani, di potersi eh, di quindi di fare attività sportiva e quindi e magari toglierlo da altri luoghi facendo attività sportiva ma se la scelta è quella di dire le società si arrangino cioè le società eh, facciano pagare un importo eh, tale che copra tutti i loro costi qui va a finire che in un momento di difficoltà come questa in un momento in cui c'è una grande povertà in questa città, si parla di 3.000-3.500 persone che sono in stato di povertà, ce ne ha altrettante che si avvicina. Cioè questi, da, questi se gli si chiede anche 20 euro al mese per mandare un bambino a fare attività sportiva non ce lo possono mandare. Quindi è inutile fare tanti bei discorsi. Io capisco che chi ha avuto la fortuna di avere degli sponsor, chi chiaramente il calcio in questo paese. È lo sport nazionale, quindi sicuramente trovano i sponsor, trovano anche chi ci mette soldi privati. Ci sono a Arezzo bellissime realtà, io penso ai circoli di tennis, ma anche i circoli di tennis sono un'elite perché non, può, non è uno sport che è rivolto a quella parte della popolazione più in difficoltà. Io è questo che dico. Mi sembra che questa amministrazione di tutta questa parte e che molte volte. Sono quelle piccole società sportive pro loco di anche delle frazioni che oramai sono arrivate allo sfinimento, sono eh, disperate, stanno riducendo continuamente l'attività. E allora io penso, se si, se si vuole questo, evidentemente non si ha quella sensibilità per capire che ruolo può avere lo sport. Io non mi riferivo, eh, sono contento che queste società loro abbiano delle eccellenze, mi riferivo al fatto che comunque, ad esempio. Eh, non emerge anche a livello individuale più un singolo atleta ad Arezzo a certi livelli, non emergono da parte anche le società che ci sono, degli sport eh, diciamo collettivi, di squadra, anche quelle non mi sembra che ci sia chissà che, eh, E quindi evidentemente un problema esiste, quindi esiste dal basso quindi di tutta quell'attività che ha meno il carattere agonistico e più il carattere amatoriale ma soprattutto una funzione sociale perché si toglie i giovani, i bambini, i ragazzi da, eh, dalla strada e si portano a fare un'attività sana, ma c'è un costo, non si può lasciare il costo al privato e alle singole associazioni che non sono in grado di sostenerlo, oggi non sono in grado di sostenerlo anche per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi che gli vengono scaricati addosso, perché avere oggi un'associazione sportiva vuol dire tutta una serie di adempimenti incredibili. Pensate oggi alla fatturazione elettronica, alla PEC, a avere la PEC, avere... Cioè, ci vuole il commercialista, ci vuole l'avvocato, ci vogliono le assicurazioni. Cioè, è una cosa... Quindi, o il pubblico e l'amministrazione ci crede e contribuisce fattivamente, sia realizzando gli impianti, sia dando gli impianti, non, se non a costo zero, a costi veramente calmierati, perché è inimmaginabile che si possa pensare che queste realtà eh, usano un sistema contributivo, ovvero costa 100, loro devono raccogliere 100 dai loro iscritti, perché il che vuol dire escludere la parte più povera della popolazione dall'accesso allo sport. E questo è un errore gravissimo perché poi questi ragazzi ce li troviamo in strada, ubriachi, drogati e, e questo si distrugge il nostro futuro. In brevissimo Chiara Macaselli se quello che dicevano il fatto che manca sia a livello poi magari forse Fabio Sinatti su quello è più ferrato, sia a livello cioè della squadra, ovviamente ci sono dei progetti, anche se il mago che ha sentito la nazione purtroppo ha sentenziato che l'Arezzo non andrà eletto, no? eh, l'intervista, ecco quindi speriamo che abbiano intervistato il mago sbagliato, no? che secondo cui l'Arezzo non andrà in serie B, perché potrebbe essere invece magari un anno per una serie di congiunture eh, in cui insomma, quantomeno la Ghezzo è lì quindi in qualche modo se la, si giocherà le sue, eh, le sue possibilità però eh, eh, al di là di come andrà eh, questa, questa stagione anche quella del basket è ancora recuperabile assolutamente c'è anche un nuovo allenatore eh, però il fatto che manchi da, da tanti anni no? un'eccellenza cioè proprio che, di, anche di squadra a livello ecco, nazionale dipende da queste difficoltà o è solo un caso Questo. io penso che un po' tutti mh, abbiano detto quello, la difficoltà che ci sono, e ho fatto una battuta prima a microfoni spenti. Sono andato a Siena domenica a vedere una partita di pallacanestro. No? Siena è come, come dire una, nel calcio alla Juventus, la Menzana è stata per, per l'Italia una delle squadre più importanti. Ehm, qual è il problema? Che Siena ha voluto è voluta ripartire da una categoria molto alta, no? che è in questo caso la a 2. Eh, il palazzetto è semi vuoto, i sponsor sono quelli che sono, non esistono più le grandi aziende che ti danno eh, risorse enormi, quindi io mi auguro che l'Arezzo Calcio, che magari è la, la, la realtà più grande no? dal punto di vista... Del, 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 delle persone che seguono. Eh, io mi auguro che ci sia un'azienda che possa far fare il salto di categoria alla città. Il problema è. Però poi si fa a, a cozzi, come dire, con tutte le piccole cose che abbiamo sentito. No? Cioè, il fatto che dà fastidio se si trova eh, le, le macchine parcheggiate magari allo stadio, oppure nel caso delle corsa polistica eh, si, dà, si dà fastidio. Immagino quei ciclisti che, che, che quando chiudono le strade ci sia sempre una. Quindi il problema è, è, un, po di tutto, è un po' di tutto: io posso solo sperare che. Eh, se l'economia nazionale va avanti eh, o migliori possa migliorare anche l'altro aspetto ovviamente in questo momento come ha suggerito prima il, il nostro amico eh, la situazione delle due è peggio no? perché sta l'unica cosa che posso dire a, magari a sostegno di quelle società sportive io sono una di quelle non so ora se tutti gli altri lo fanno eh, noi nella, nella SBA accogliamo ormai da tanti anni una squadra ad esempio che fa basket integrato, sono i ragazzi con disabilità e eh, giocano insieme a dei ragazzi normodotati. Accogliamo eh, gratuitamente eh, dei ragazzi che non possono partecipare eh, ai corsi perché hanno dei costi da affrontare, come, come eh, insomma, dei ragazzi che hanno problemi anche di natura mh, di immigrazione, insomma una serie di, di cose, lo facciamo e lo facciamo volentieri. Eh, ovviamente non possiamo eh, fare questo tipo di lavoro fra virgolette con passione se non, non riusciamo a, a trovare un po' di risorse no? questo è ovvio però ehm, non, non sarei così pessimista ecco, io mi auguro e spero che eh, se l'amministrazione comunale ci mettesse ancora più eh, attenzione no? magari su come è stato suggerito oggi io penso ripeto che dialogando con, con i politici, con i tecnici, io penso che si possa fare qualcosa eh, che ci faccia ritornare un po' il sorriso per vedere qualcosa di importante nella nostra città. Sinceramente Siena in questo momento è messa molto peggio, ve lo, ve lo posso garantire, e fino a qualche anno fa era eh, come dire, da esempio, ma perché? Perché c'era dietro una banca che... Eh, foraggiava se dice così Arezzo qualunque tipo di sport e non vi dico a che cifre io sono rimasto esterrefatto il rapporto è un milione mille euro un milione mille euro cioè non è capisco la difficoltà però la, la, è facile come dire vincere i campionati con quelle cifre no? quindi immagino anche adesso calcio non è che abbia cifre eh, quindi Facciamo quello che possiamo, mettiamoci nel nostro, però penso che insieme, tutti insieme possiamo fare qualcosa di buono. Massimo, sei fiducioso? Hai la stessa fiducia del primo giorno? Sì, 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 tutto è andato in modo positivo. È chiaro che, come ho sempre sostenuto, di cose da fare ce ne sono state tante. Qui stiamo parlando de degli aspetti economici ed effettivamente. Eh, noi siamo partiti dovendo pagare tutta la debitoria sportiva, siamo partiti già scarichi, nel senso che abbiamo già investito eh, diversi denari e riformulare tutto comunque ha un costo e quindi anche per noi insomma, lo sforzo non è finito, eh, sta proseguendo nel tempo ed è normale che come è stato già detto insomma eh, un privato si può anche annoiare no? di finanziare un qualche cosa che sì pur avendo la passione ma deve avere anche una logica eh, di equilibrio in senso vero del termine, di bilancio, di budget, di tutta una serie di... Situazioni che vanno preventivamente costruite. E spesso abbiamo parlato di questo, poi è anche difficile mantenere rigidità su questo, perché poi i risultati sportivi servono, servono tante cose, tanti imprevisti, quindi è presto dirlo. Però ehm, in un programma triennale dobbiamo sicuramente mettere equilibrio economico perché eh, solo così può durare una società nel tempo. Quindi va considerata come società a tutti gli effetti perché in Solo in questo modo possiamo progettare anche eh, oltre il calcio, quindi anche le strutture, questo riguarda anche appunto le strutture. Quindi stiamo lavorando in, in questi termini. Oh, siamo veramente alle battute finali e tu tanto non ti arrendi mai te neanche. Quindi avete un carattere che penso vi accomuna. No? No, nei paesi vicini. Ah, pure! No, io dicevo ecco per quanto riguarda il discorso degli atleti di elite, quindi sì. a livello individuale, Arezzo potrebbe avere delle potenzialità. Per quanto riguarda la leggera noi abbiamo avuto degli atleti forti anche attualmente, però sono tutti in, diciamo, in gestione altre società, fiorentine, romane e quant'altro. Quindi Arezzo non riusciremo con le nostre potenzialità economiche mai a realizzare qualche cosa di importante. Ecco perché a volte dico, mh, ci vorrebbe, sì, a parte una sinergia fra le varie società sportive, ma ci vorrebbe anche che qualcuno eh, desse un sostegno, ma non dico soltanto economico, ma insomma ecco, venire incontro a certe piccole cose che potrebbero essere importanti anche per la crescita da un punto di vista individuale. Quindi eh, lo sport individuale ha bisogno... Diciamo anche di molta determinazione, come ovviamente nelle sport di squadra. Perché io, mio figlio, che ha fatto il preparatore nel Napoli. Quindi voglio dire so che cosa significa dire queste cose qui sono, sono determinanti, però sono due realtà completamente diverse. E ovviamente ci vuole, ci vuole ecco che. La parte amministrativa, la parte societaria e la parte volontariato possono essere collegata insieme per poter raggiungere un certo obiettivo. Grazie a Fabio Sinatti, grazie a Chiara Tavanti, a Massimo Anselmi, a Mauro Castelli, a David Faltoni. Alla prossima settimana.